E buonasera a tutti, ovviamente un ringraziamento agli organizzatori di questo bellissimo evento di Futura Festival, che l'invito ovviamente è stato motivato da questa, dalla recente scoperta di questa particella e dalla conseguente esposizione mediatica, insomma la notizia ha girato sui giornali di mezzo mondo. Adesso purtroppo lo schermo è leggermente sfocato, ma io personalmente non ci vedo benissimo, quindi per me non fa grandissima differenza, insomma. Vedete, la presentazione l'ho intitolata Breve viaggio nella fisica moderna. La questione è che ovviamente per arrivare a spiegarvi che cos'è questa scoperta dovrò introdurre necessariamente tutta una serie di concetti che ho cercato, per quello che mi è stato possibile, di spiegare nella maniera più semplice che mi è venuta. Spero almeno che apprezzerete lo sforzo, se non i risultati. Allora, quindi di cosa parliamo oggi? Questo è un breve sommario di come si spiegherà questa presentazione. Quindi comincerò ad introdurre le forze della natura, che sono queste quattro qui: elettromagnetica, nucleare forte, nucleare debole e ovviamente la gravità. E poi vi spiegherò che cosa sono le particelle elementari, come si producono e come le studiamo. Per produrle e studiarle abbiamo bisogno di un laboratorio, il laboratorio in cui è avvenuta questa ricerca è il CERN di Ginevra, e questo laboratorio ha una serie di macchinari, in particolare un acceleratore di particelle che è il più grande al mondo e una serie di rivelatori per studiare le particelle. E poi nella parte finale andrò al merito di questa presentazione, effettivamente, che è la scoperta di questa particella denominata Xi-CC. E quindi vi spiegherò come è stata osservata e perché ha avuto così tanto risalto. Allora, cominciamo con le forze della natura. Voi sapete che noi siamo costituiti da atomi, d'accordo? E gli atomi, tuttavia, sappiamo già da più di un centinaio d'anni che non sono degli oggetti, diciamo, puntiformi, ma sono degli oggetti compositi. In particolare un atomo è composto da un nucleo al centro e da una nube di elettroni che orbita a grande distanza e ha delle dimensioni dell'ordine di 10 alla meno 8, quindi 0,801 centimetri. Il nucleo che si trova al centro è molto più piccolo, è circa 4 ordini di grandezza più piccolo, quindi 10.000 volte più piccolo, e ha una dimensione dell'ordine di 10 alla meno 12 centimetri, ed è composto da protoni e da neutroni. Dopodiché, se andate a vedere ancora più in piccolo che cosa c'è dentro, come sono composti i protoni e i neutroni, vedete che dentro ai protoni e ai neutroni ci sono particelle ancora più piccole, che sono chiamate quark, d'accordo? E sono alcune, diciamo, la metà, se volete, circa delle particelle fondamentali che conosciamo. E poi ci sono ovviamente i leptoni, qui l'elettrone è un esempio di questi, e le dimensioni di questi oggetti sono piccolissime. Noi siamo riusciti ad osservare che sicuramente sono più piccole dell'ordine di 10 alla meno 16 centimetri, ma potrebbero anche, diciamo, essere del tutto puntiformi e non avere una dimensione. Comunque questo, per quanto ne sappiamo oggi, sono degli oggetti che non sono a loro volta costituiti da particelle ancora più piccole. Non vuol dire che un giorno invece non potremo scoprire che loro stessi hanno una sottostruttura. Allora, vi dicevo, ci sono quattro forze fondamentali in natura e tutte le forze che osserviamo nel mondo macroscopico, come in quello microscopico, sono comunque sempre riconducibili ad una di queste quattro forze o ad un insieme di loro. In particolare la gravità ha una particolarità, che è una forza solo attrattiva, mentre tutte le altre forze sono anche repulsive. Quindi la gravità attira i corpi, le altre forze possono attirare tra di loro i corpi e possono anche spingere via. Poi c'è un'altra cosa un po' più sottile di cui parlerò dopo, le interazioni. Quindi le forze fondamentali sono anche responsabili dei cosiddetti decadimenti delle particelle instabili. Cioè noi abbiamo il grosso numero delle particelle che si conoscono, sono particelle instabili, ovvero vivono, hanno una vita, come noi, dopo questa vita muoiono, possono vivere diciamo un tempo più o meno lungo, dopo questa vita muoiono e si trasformano in altre particelle. Invece le particelle di cui siamo composte noi, per fortuna, non muoiono, diciamo, quindi protoni e neutroni all'interno del nucleo ed elettroni sono delle particelle che sono stabili. In realtà il neutrone non sarebbe stabile se preso da solo, ma quando sta all'interno del nucleo diventa stabile, almeno per gli atomi di cui siamo composti noi. E mentre tutte le altre particelle sono instabili, quindi dopo un certo numero di, diciamo, infinitesimo in certi casi di secondi, scompaiono. Allora, qual è l'intensità relativa delle quattro forze fondamentali, che dà anche in parte origine ai nomi con le quali le chiamiamo? Vedete, se noi facciamo uno la forza nucleare forte, che è la forza che si manifesta all'interno dei nuclei atomici,
La forza elettromagnetica è 1000 volte più piccola, d'accordo? Ed è per questo che questa si chiama forte, diciamo, è la forza più robusta che conosciamo in natura. Quindi la forza elettromagnetica ovviamente ha a che fare con l'elettricità, il magnetismo, con la luce e così via. Poi c'è un'altra forza che è un po' meno nota al pubblico, che si chiama forza nucleare debole, d'accordo? E che è 100.000 volte più piccola, diciamo, più debole della forza nucleare forte, e questa interviene, come vedremo, nei decadimenti radioattivi, in altri processi estremamente importanti per la nostra vita attualmente. E infine c'è la forza gravitazionale, che è la più debole di tutti. Qui non posso scrivere i numeri di zeri, ma sono 10 alla meno 38, quindi uno 0, seguito da 38 zeri 1. Quindi la forza gravitazionale, che è quella che ci tiene legati a Terra, è di gran lunga la forza più debole di quelle che esistono. Il motivo per cui noi sembra così tanto grande è perché la Terra è grande, diciamo, quindi la Terra è composta da un numero enorme di particelle, ma se andassimo a prendere due singole particelle, la forza gravitazionale tra di loro sarebbe del tutto irrilevante rispetto alle altre forze in gioco. Cominciamo con la forza elettromagnetica, che è quella forse più familiare, no? Voi sapete, se mettete una carica positiva e una carica negativa vicine, queste si attraggono, se invece prendete due cariche dello stesso segno, due cariche positive e due cariche negative, queste si respingono. D'accordo? Quindi questa è una forza in generale che si esercita tra particelle che posseggono una cosiddetta carica elettrica, che è una cosa molto familiare ovviamente. Una cosa che è un po' meno familiare è che le particelle cariche elettricamente, per sentirsi fra di loro, si devono scambiare in qualche maniera un messaggero, d'accordo? Che è il fotone, che di fatto è la particella di luce, la particella fondamentale della luce, è il messaggero di questa forza, cioè delle particelle per far sentire la loro presenza ad altre particelle ad una certa distanza devono scambiarsi qualche cosa, quindi c'è un segnale che deve partire, il segnale in questo caso è il fotone. E fin qui, diciamo, sono cose più o meno abbastanza familiari. E questo difatti è un concetto molto importante che si è realizzato, diciamo, nel secolo scorso, cioè che la forza reciproca tra due particelle si esercita sempre mediante lo scambio di una o più particelle mediatrici, quindi sempre mediante qualche messaggero che si sposa nello spazio, nel tempo. Questa è un'analogia abbastanza banale, insomma, vedete queste due signorine sopra a queste due barchette, se una signorina tira la palla verso l'altra, questa barchetta rincula in questa direzione, quando la palla arriva nell'altro verso, l'altra barchetta viene spinta nella direzione opposta. Diciamo, questo è il messaggero che viene scambiato per fare in modo che questa forza si propaghi. Ed è la stessa cosa con le particelle, grosso modo. Okay? Veniamo alla forza nucleare forte, che è quella che stasera ci interessa di più e della quale parleremo più ampiamente. Perché non esiste soltanto in natura la carica elettrica, esiste un altro tipo di carica che è posseduta dalle particelle che chiamiamo quark, poi vi spiegherò un po' meglio di che cosa si tratta con questi quark, comunque per adesso prendetela per buona. Questi quark sono essi stessi dotati di carica elettrica, hanno una carica elettrica, ma hanno un'altra carica aggiuntiva, per la quale abbiamo dovuto inventare un altro nome, che chiamiamo carica di colore. Quindi le particelle che sono dotate di carica di colore subiscono l'interazione nucleare forte. Okay? Come le particelle, analogamente al caso delle particelle invece dotate di carica elettrica, subiscono l'interazione elettromagnetica. E anche qui, analogamente al caso della forza elettromagnetica, come vi dicevo, ci vuole uno scambio di informazione. Quindi, vedete, questo è un caso in cui questo Q bar è un antiquark, questo è un quark. Per sentirsi con questi altri due antiquark e quark che si trovano a questa distanza, si devono scambiare un messaggero. Questo messaggero, in questo caso, che è l'analogo del fotone per la forza elettromagnetica, si chiama gluone. D'accordo? Vi dicevo i quark. Che cosa sono i quark? In natura ne esistono sei tipi differenti, okay? Che adesso qui è molto sfocato, non riuscite a leggere, comunque ve li nomino, sono questi qui in alto, sono up, down, charm, strange, charm sta per incanto e strange sta per strano, up, down ovviamente sono sopra, sotto, e poi gli altri qui si chiamano top e bottom, che significa sempre sopra, sotto, diciamo, se volete, però con un'altra terminologia. Adesso, per interazione, questi quark, come dicevo, posseggono una carica cosiddetta di colore ed esercitano, ed esiste una forza che si esercita tra di loro che chiamiamo forza nucleare forte. Questi quark, questi sei quark, quelli che vedete sotto sono i corrispondenti antiquark, cioè per ogni particella esiste un'antiparticella, quindi una particella di antimateria, quindi ne esistono sei di quark in natura e esistono i sei corrispondenti quark di antimateria, gli antiquark. Questi quark, come dicevo, hanno una caratteristica che per le interazioni forti tra di loro sono esattamente identiche, cioè è del tutto indifferente se voi fate interagire un quark up con un quark top o un top con un down, le interazioni forti sono identiche tra di loro. Quindi la forza nucleare forte che si esercita tra questi è identica, non c'è nessuna differenza. Tuttavia,
questi quark hanno una differenza, in particolare hanno delle masse, quindi un peso relativo molto differente. Il top in particolare, che è il quark più pesante che esiste, è 100.000 volte più pesante del più leggero, che è il quark up. D'accordo? Adesso qui non sono veramente in proporzione, le dimensioni dovrebbero un po' ricalcare il loro peso, ma potete immaginare che se questo è il top sarebbe quasi invisibile l'up se lo vorreste mettere nella proporzione di 1 a 100.000. Adesso noi siamo costituiti esclusivamente da quark up e down, sono gli unici due quark che costituiscono la materia ordinaria. Gli altri li dobbiamo creare in laboratorio. D'accordo? E come vi dicevo, esiste questa cosiddetta carica di colore che è simile per certi versi alla carica elettrica, d'accordo? Però la dinamica della forza nucleare è molto differente rispetto a quella della forza elettromagnetica. Adesso vi spiego anche perché l'abbiamo convenzionalmente chiamata carica di colore, la carica che si esercita tra i quark. Sapete, vi ho detto, le cariche elettriche sono facili, o è più o è meno, d'accordo? Avete una carica positiva o avete una carica negativa. Mentre invece nelle cariche di colore ne esistono sei, d'accordo? Sei diverse cariche di colore. E gli abbiamo dato dei nomi convenzionali, poi vi spiegherò in un attimo perché, che sono rosso, verde, blu, e poi le corrispettive anticariche, antirosso, antiverde, antiblu. Quindi ogni quark può avere una di queste cariche, d'accordo? O meglio, per dire meglio, un quark può avere una carica rosso, verde, blu, l'antiquark può avere una carica antirosso, antiverde o antiblu. Un'altra caratteristica che distingue la forza nucleare forte dalla forza elettromagnetica è che anche il mediatore, cioè anche lo scambiatore la particella che è responsabile di scambiare l'informazione, il gluone, come vi dicevo prima, è carico anche lui, mentre invece il fotone, la particella di luce, la luce, non è carica, non porta una carica elettrica. Invece il gluone, quando si sposta, diciamo, trasporta con sé una carica di colore. Quindi in particolare il gluone c'ha la caratteristica che può interagire con se stesso, cioè due gluoni possono scambiarsi un gluone e farsi sentire con altri due gluoni che si trovano a distanza. Cosa che la luce non può fare. Delle particelle di luce non interagiscono, almeno non interagiscono direttamente tra di loro. Allora, perché l'abbiamo chiamata così, carica di colore? Il motivo è che ogni particella composta da quark deve essere composta da una combinazione di cariche di colore tale da risultare non colorata. Cioè, vedete, queste ad esempio sono tre particelle, e vedete che queste tre particelle devono essere necessariamente, dopo vi spiegherò perché, una rossa, una verde e una blu. Quindi devono avere tre cariche diverse, e nella teoria, quando una particella ha tre cariche diverse, praticamente è neutra per colore. Quindi se voi vi mettete a distanza, qui intorno, non sentite una carica di colore, perché questa particella è neutra come un atomo è neutro, un atomo, diciamo, con i suoi elettroni, gli elettroni hanno una carica esattamente uguale a quella dei protoni nel nucleo, per cui è opposta, per cui alla fine l'atomo è neutro complessivamente se vi mettete a una certa distanza. Stessa cosa avviene qui. Ci sono due casi, diciamo, notevoli, poi ce ne possono essere tanti altri, ma concentriamoci su questi. Potete avere delle particelle composte da tre quark, in questo caso necessariamente i tre quark devono avere tre cariche di colore differente in modo da risultare bianchi, quindi neutri per colore. Ma c'è anche un'altra possibilità, che avete delle particelle con due quark, composte da due quark, in particolare da un quark e un antiquark. In questo caso, per essere bianca, per essere neutra per colore, i due colori devono essere opposti, cioè se un quark è rosso l'altro deve essere antirosso, se un quark è verde l'altro deve essere antiverde, se un quark è blu l'altro deve essere antiblu. Sostanzialmente tutte le particelle che conosciamo noi in natura sono neutre per colore, ma hanno dei costituenti che sono colorati. D'accordo? Però voi vi potreste chiedere, va bene, ma se io prendo un quark, no, il quark abbiamo detto è una particella, se io lo prendo libero, questo... E avrà una carica di colore, non sarà neutro, ne devo mettere insieme diversi per farlo diventare, diciamo, un sistema neutro per colore. E quindi se lo prendo da sé, questo sarebbe colorato, ma io vi ho appena detto che le particelle che conosciamo in natura sono neutre per colore. La questione è questa, è che noi una particella, adesso ve lo spiegherò meglio nella prossima trasparenza, non è possibile ionizzare una particella composta da quark, cioè che cosa significa ionizzare? Se voi prendete un atomo, quindi un nucleo con degli elettroni, voi potete strappare via gli elettroni dal nucleo e in questo modo rimanete con un cosiddetto ione, diciamo uno ione, che sarebbe un atomo che ha una carica, quindi che non ha un numero di elettroni tale che controbilancia la carica del nucleo. Con i quark e con la carica di colore questo non si può fare. Adesso vi spiegherò in un attimo perché. E ve lo anticipo qui, poi ve lo spiego con un disegnino.
Il motivo è che la carica di colore libera, quindi un quark libero con una carica di colore, creerebbe un campo di forza così intenso, per cui l'energia di questo campo di forza, per conversione, diciamo E uguale a mc quadro, per conversione tra energia e massa, creerebbe la massa di nuovi quark che avrebbero una carica di colore che va a neutralizzare la carica libera. Adesso ve lo faccio vedere in questo disegnino. Vedete, questa è una particella composta da tre quark, quindi rosso, verde e blu di carica di colore. Supponiamo che io in qualche maniera cerchi di strapparne uno e vedete che si genera un campo di cosiddetti gluoni, che come vi ho detto sono questi mediatori della forza qui in mezzo, che posseggono un'energia, quindi c'è una densità di energia qui. Se io continuo ancora a strapparla, l'energia immagazzinata qui in mezzo è così grande che dal vuoto, diciamo per così dire, si genera una coppia di nuove particelle, di nuovi quark, per cui andiamo a finire in una situazione di questo genere, vedete? Cioè sostanzialmente io lo strappo, ma si crea una coppia anti-blu-blu, il blu si rilega al precedente e l'anti-blu si lega a quello che ho staccato, per cui rimangono neutri. E non c'è nessun modo di averne uno libero, d'accordo, di quark. Semplicemente perché è così intensa la forza, cosa che non vale per gli atomi, ad esempio, per interazioni elettromagnetiche, è così intensa per cui se li stacco l'energia che si produce è così grande che è tale da generare nuove particelle per conversione di energia in materia, che in massa, per dire, per essere più precisi, che vanno a neutralizzare di nuovo le particelle che io avevo spaccato. D'accordo? Adesso veniamo a delle cose un po' più familiari, che sono i protoni e i neutroni. D'accordo? I protoni e i neutroni sono ciò di cui siamo composti noi. Gli atomi nei nostri corpi hanno dei nuclei che sono composti da protoni e da neutroni, in varie aggregazioni. Ok? E vedete che qui in questo disegnino vi ho disegnato un protone ed un neutrone. Vedete, un protone è in particolare composto da due quark up e un quark down, e queste biscioline che vedete in mezzo dovrebbero rappresentare i gluoni che si scambiano tra di loro per tenerli insieme. E invece qui è un neutrone che è molto simile al protone, però ha un quark up e due quark down, quindi è una piccola variazione sul tema. E tutti i nuclei degli atomi di cui siamo fatti sono costituiti da aggregazioni di quark up e down, di fatto. Tuttavia, non è proprio così, nel senso che questa è una rappresentazione molto semplificata, le cose in realtà sono molto più complesse, come cerco di spiegarvi qui. Cioè, il protone non è un oggetto propriamente statico come vi ho disegnato qui, cioè tre affarini con delle molle in mezzo, non è così. È qualcosa di molto più complesso, perché in meccanica quantistica, in teoria dei campi, le particelle si possono creare e distruggere in continuazione, e di fatto, se vedete, questo è un esempio un po' più realistico di come è un protone. Cioè voi vedete i tre quark colorati qui al centro, poi vedete una serie di molle che si diramano in giro, che sono i gluoni. A loro volta le molle possono creare una coppia di due quark che poi scompare e ridiventa una molla e così via. Cioè sostanzialmente il protone è non è costituito dai soli tre quark costituenti, ma contiene anche un ribollire, insomma, proprio un ribollire di gluoni e coppie di quark e antiquark che si formano e si distruggono in continuazione, in frazione infinitesime di tempo, che si muovono vorticosamente. Quindi, diciamo, è un inferno l'interno del protone, non è una serie di oggettini che sono fermi. Ok? Oh, un'altra cosa che è interessante è che se voi andate a prendere la massa dei tre quark, quindi dei due quark up e del quark down, e le sommate tra di loro, il numero che vi viene fuori non arriva neanche a un millesimo, a un centesimo della massa totale del protone. Quindi voi avete delle particelle costituenti, le mettete insieme, ma la massa di quello che viene fuori è 100 volte più grande. Com'è possibile? Da dove viene questa massa in eccesso? Questa massa in eccesso in realtà è dovuta proprio all'energia di questo ribollire di quark e gluoni all'interno del protone, e siccome c'è questa equivalenza tra massa ed energia, di fatto possiamo concludere che tutta la massa che compone i nostri corpi, okay, è semplicemente energia, o in grossa parte energia confinata nello spazio. Per essere più propri, è del tutto energia confinata. Diciamo, noi non ce ne rendiamo conto, ma diciamo, ciò che noi vediamo solido in realtà non è affatto solido, ma è banalmente una serie di particelle che non hanno massa e che sono confinate all'interno di un piccolo spazio, d'accordo? E
La massa in fisica non esiste, nel senso che la massa in fisica moderna, la massa è una proprietà della materia, non è niente di reale. In realtà quello che esiste è l'energia, e una massa è sostanzialmente una quantità di energia confinata all'interno di un volume. È tutto qui. E questo è il caso del protone, ma anche di qualsiasi altro esempio che possiamo immaginare. Allora, veniamo ad una cosa un po' più esotica, che è la forza nucleare debole. Come vi dicevo, le particelle, la gran parte delle particelle, non vivono in eterno, ma vivono per un certo tempo, e poi, come si dice in gergo, decadono. Decadono vuol dire che si trasformano in altre particelle più leggere, quindi c'è una particella pesante, come se a un certo punto finisce di vivere, si spacca, e sopravvivono delle particelle più leggere. In realtà non sono le particelle che la costituivano, sono altre particelle che si producono. Ad esempio, questo è un esempio di un neutrone, d'accordo? Il neutrone, come vi dicevo, è un quark up e due quark down. E vedete, all'interno di questo neutrone, che succede? Che il quark down si decade e si trasforma in un quark up, e contemporaneamente vengono emessi un elettrone ed un antineutrino, diciamo un antineutrino sarebbe l'antiparticella del neutrino. Con questo decadimento qui, questa formuletta qui vuol dire il neutrone scompare e decade in un protone, in un elettrone e in un antineutrino. D'accordo? E anche in questo caso, come di regola, l'interazione debole viene sempre tramite una particella che scambia l'informazione. Vedete qui, questo è il neutrone che è rappresentato da queste tre rette qui, che sono, diciamo, le traiettorie dei quark up, down, down. Vedete che a un certo punto il quark down emette una particella, che in questo caso si chiama W, che è il mediatore della forza debole, e questo W si trasforma poi in un elettrone e in un antineutrino, e contemporaneamente trasforma il quark down qui in un quark up. Quindi il neutrone diventa un protone, e in più ci sono degli elementi di scarto che sono gli elettroni e l'antineutrino. Insieme ad un'altra particella di cui oggi non vi parlo, ma insomma che è molto simile ed analoga alla W, che si chiama Z, queste due particelle sono le responsabili della mediazione a distanza dell'interazione nucleare debole. E questa è la loro scoperta, che viene fatta all'inizio degli anni 80, condusse di fatto al premio Nobel di Calorubbia nel 1984. Quindi Calorubbia viene insignito il premio Nobel per la scoperta di queste due particelle. Oh, perché sono importanti queste? Ci sono una miriade di casi in cui queste due forze, nucleare forte e nucleare debole, intervengono, però ve ne faccio uno di esempio. Ad esempio, il Sole. Come funziona il Sole? Come funziona una stella? Allora, se voi partite dal combustibile iniziale di una stella, che sono protoni sostanzialmente, sono nuclei di atomi di idrogeno, che sono dei protoni, protoni liberi. Voi sapete che le stelle producono energia per reazioni nucleari forti. Noi diciamo volgarmente per reazioni nucleari, però dovreste dire anche forti, perché ci sono quelle deboli. Quindi, analogamente a una bomba all'idrogeno, diciamo, che cosa si fa? Si fonde, diciamo, l'idrogeno, si costruisce l'elio, e in questa procedura si libera molta energia. Però in realtà, per fare l'elio è questo affare qui, un po' sfocato, ma insomma, due affari rossi sono due protoni, due affari grigi sono due neutroni. Per fare l'elio occorrono due protoni e due neutroni. Se voi partite da un combustibile fatto solo di protoni, d'accordo, che è quello che c'è, che è questo qui, non c'avete nessun modo di fare dei neutroni. Un modo c'è, che è quello delle interazioni deboli, cioè le interazioni deboli sono in grado di trasformare un protone in un neutrone. E in effetti la prima reazione della catena all'interno del ciclo di combustione principale, come si chiama, di una stella, è il fatto che ci vuole un'interazione debole per trasformare. Si parte da due protoni per trovarsi con un nucleo di deuterio, che sostanzialmente sarebbe un protone ed un neutrone. Quindi in questa interazione debole un protone si trasforma in neutrone e si lega all'altro protone, e vengono emessi, come vi dicevo prima, un elettrone ed un neutrino. È la stessa cosa. Per dire, poi dopo nei passaggi successivi, diciamo, si arriva alla vera fusione nucleare forte che produce il grosso dell'energia, ma se non ci fosse la reazione debole alla base non partirebbe per niente. Quindi sostanzialmente senza la forza nucleare debole non ci sarebbero le stelle. Okay? E quindi non ci sarebbe nulla. E poi c'è la gravità. Adesso la gravità è quella di cui oggi non vi parlerò, ma la gravità, diciamo, vi ho già detto che è la più debole delle forze e che è importante a distanze macroscopiche in presenza di grandi masse, ma come vi dicevo è del tutto trascurabile quando si ha a che fare con particelle singole, perché le masse sono piccolissime, la forza è minima. Oggi non ne parliamo, ma di fatto questa è ad oggi la forza che conosciamo meno,
perché non siamo ancora riusciti ad integrare in maniera completa la sua descrizione all'interno di una teoria quantistica, come si dice. Quindi non siamo in grado ancora di costruire una teoria quantistica coerente che includa la gravità, sebbene ci sono tutta una serie di tentativi, ma insomma ancora nessuna pistola fumante, se volete. Quando un giorno ne capiremo i dettagli, probabilmente la cosa avrà delle conseguenze molto importanti sulla nostra comprensione del mondo. Questo potrebbe avvenire più o meno presto, ma non necessariamente. Adesso apriamo un altro capitolo. Parliamo delle particelle. Allora, vedete, questa è una scala temporale che parte dal 1890 e qui arriva fino agli anni 60, che vi fa vedere quando sono state scoperte le particelle che compaiono sotto le frecce. Vedete, la prima particella identificata è stato l'elettrone, diciamo, poco prima dell'inizio del secolo scorso. Ci è voluto un bel po' di tempo per capire che poi all'interno dei nuclei, un'altra ventina d'anni, all'interno dei nuclei degli atomi si annidavano delle altre particelle, e l'altra particella è stata il protone. Poi il neutrone è seguita 10 anni dopo. Questa qui è un momento importante, che è il 32, in cui si scoprì la prima particella di antimateria. Quindi la prima particella di antimateria è stata scoperta all'inizio degli anni 30 del secolo scorso, d'accordo? Che è il fratello positivo dell'elettrone, quindi diciamo, si chiama positrone in gergo, è l'antielettrone, quindi è l'antiparticella dell'elettrone. Poi è stata scoperta questa particella qui che si chiama mu, è un muone. Questo è il, come vedremo fra un po', è un cugino o un fratello più grasso dell'elettrone, ma con le stesse caratteristiche. Vabbè, comunque ve la faccio corta. Quello che succede è che vedete che improvvisamente da una certa rarità di scoperte, che succede? Succede che si cominciano a vedere una miriade di nuove particelle. In realtà qui ne ho riportate pochissime, in realtà sono molte, molte di più. Che cosa succede dopo la Seconda Guerra Mondiale, diciamo negli anni 50 del secolo scorso? Succede che gli uomini cominciano a costruire delle macchine che sono in grado di produrre le particelle in laboratorio, mentre invece tutte quelle fino a quel momento che si riuscivano a studiare erano quelle che ci dava madre natura. Quindi, ad esempio, siccome la Terra è bombardata da una pioggia di cosiddetti raggi cosmici, che sono particelle che arrivano dallo spazio profondo e che impattano sull'atmosfera, poi queste particelle arrivano a Terra e negli urti di queste particelle con l'atmosfera si potevano produrre, ad esempio, dei muoni o dei pioni o dei kappa, e noi stavamo lì ad aspettare che arrivavano. Poi a un certo punto ci si è resi conto che questi processi che avvenivano in natura nell'atmosfera li potevamo creare noi nei laboratori con gli acceleratori di particelle di quali vi parlerò un attimo. Quindi vedete che comincia tutta uno studio del bestiario, dello zoo delle particelle, okay? Insomma, adesso qui ve la faccio corta, vedete, insomma, arriviamo fino ai giorni nostri. In realtà qui in mezzo ci sono tantissime particelle che vengono scoperte in continuazione. Comunque queste qui sono quelle più importanti, se volete. Okay? Questo è il quark top, quello che vi dicevo che è il quark più pesante che esiste in natura. E questa qui è la particella di Higgs, che è stata scoperta nel 2012, sempre al CERN, della quale sicuramente avete sentito parlare. Adesso, alla fine, qual è la cosa interessante? Che studiando le proprietà di tutte questa moltitudine di particelle che si venivano a scoprire, si scoprì che c'era una regolarità. Esattamente come, diciamo, con la tavola periodica degli elementi, si scoprì a suo tempo che c'era una regolarità tra i vari elementi, che non erano gli oggetti completamente indipendenti gli uni dagli altri. La stessa cosa è successa con le particelle elementari. Cioè si è capito che esistevano delle regolarità nelle proprietà delle particelle, tali per cui si riuscì ad intuire che le particelle fondamentali, cioè quelle veramente indivisibili, sono in realtà poche, sono un numero limitato che sono riportate qui, adesso dopo vi spiego un attimo, ma tutte le altre invece che osserviamo sono un'aggregazione in varie forme di queste qui. Quindi mettendole insieme, facendo un puzzle insieme di queste qui, si possono generare tutte le varie particelle che esistono in natura. Io ho fatto già il caso dei protoni e dei neutroni, non sono delle particelle fondamentali, ma sono delle particelle composte da quark up e quark down. Se mescoliamo i vari quark in varie maniere, possiamo costruire un numero enorme di particelle. E di fatto le particelle veramente fondamentali, cioè quelle che non hanno, per quello che ne sappiamo oggi, una sottostruttura, sono riportate qui. E sono i 6 quark che vi ho già introdotto prima, che sono questi qui sopra. Poi ci sono i 6 leptoni, che come vi dicevo, l'elettrone lo conoscete, il muone, come vi dicevo, era il fratello grasso dell'elettrone, il tau è il fratello grasso del muone, diciamo il più grasso di tutti, d'accordo? Ed è enormemente più pesante dell'elettrone,
in maniera del tutto simile e analoga come il top è enormemente più pesante dell'up. E poi ci sono i tre neutrini, il neutrino dell'elettrone, il neutrino del mu e il neutrino del tau, che sono invece le particelle più leggere tra quelle che hanno un po' di massa, e abbiamo scoperto che i neutrini, si era pensato fino a circa 20 anni fa che i neutrini non avessero massa, in realtà poi abbiamo fatto delle misure molto precise da 20 anni a questa parte, per cui si è scoperto che anche i neutrini, queste particelle elusive che interagiscono pochissimo con la materia, sono dotate di una massa, seppur piccola, ma sono dotate di una massa. E poi ci sono, come vi dicevo, le particelle che mediano l'interazione, quindi che causano le forze tra le varie particelle fondamentali, leptoni e quark. E queste sono, come dicevo, il gluone per la forza forte, il fotone per la forza elettromagnetica, e poi vi ho parlato della forza nucleare debole con la particella Z e la particella W. E poi c'è il bosone di Higgs, del quale oggi non vi parlo, ma sostanzialmente è diciamo una particella che è alla base dell'origine delle masse di tutte le altre particelle del modello standard, come si dice. Il modello standard è una nomenclatura, diciamo una definizione che si è sviluppata nell'arco dei decenni, man mano che si aggiungevano pezzetti e che si cominciava a capire che il puzzle cominciava a essere completo, questo nome è diventato convenzionalmente il nome con il quale noi chiamiamo la teoria della fisica delle particelle elementari oggi, si chiama modello standard delle particelle elementari. E difatti, adesso qui non si vede niente, però non importa, tanto non si capirebbe nulla comunque, noi siamo in grado di scrivere l'equazione che governa il comportamento di tutte le particelle elementari oggi note, siamo in grado di scriverla con estrema precisione. Cioè noi sostanzialmente possiamo scrivere le equazioni che governano le interazioni a livello subatomico, come vi dicevo la gravità è esclusa, su quella ancora non siamo riusciti a capire come trattarla, ma le altre tre siamo in grado di scrivere esattamente le equazioni che le governano, d'accordo? Però non basta, perché scrivere un'equazione è una cosa, poi come diciamo, ricorderete dai vostri studi, scrivere l'equazione può essere facile, però poi risolverla non necessariamente è così facile, e in effetti in questo caso non lo è, perché ci sono, quando si va a provare a trovare una soluzione generale dell'equazione, ci sono delle difficoltà matematiche formidabili. Adesso sono stati fatti dei grandi progressi nell'arco dei decenni, per cui siamo diventati sempre più bravi a trovare soluzioni delle equazioni. Tuttavia non esiste la possibilità, o perlomeno siamo ancora lontanissimi da poter trovare una soluzione generale delle equazioni che governano le interazioni fondamentali. Allora, parliamo di un'altra cosa, come si producono le particelle in laboratorio? No, vi ho detto, dagli anni 50 in poi gli uomini hanno cominciato a saper costruire le particelle in laboratorio. Come si fa? Sostanzialmente si utilizza il concetto che energia e massa sono delle quantità equivalenti e che sono legate da questa celeberrima equazione di Einstein uguale a mc quadro. Quindi vedete in questa rappresentazione scherzosa ovviamente, insomma vedete quello che spiega il concetto, vedete sono due fragole che vengono fatte scontrare l'una contro l'altra e quando fate scontrare due fragole viene fuori una macedonia di particelle, adesso ovviamente una macedonia di frutti, diciamo ovviamente questo non succede con le fragole, però questo vi spiega un po' il concetto che sostanzialmente quello che succede, che il principio che si frutta, è che si dà una grandissima velocità ed energia a delle particelle, le si fa scontrare e l'energia che loro portano in quest'urto si trasforma in massa di nuove particelle completamente diverse. Quindi noi possiamo accelerare e far scontrare delle particelle ordinarie, come i protoni ad esempio, come gli elettroni, da quest'urto a grandissima velocità e a grandissima energia, tramite diciamo, questa equazione che è rigorosamente verificata a precisioni incredibili, possiamo generare la massa di nuove particelle e delle particelle anche che non esistono in natura, oppure che non esistono nella natura ordinaria, ovviamente tutte le particelle che studiamo in qualche maniera esistono in natura, insomma non sono innaturali. Tuttavia noi partiamo da due fragole e ci ritroviamo con delle pere, ok? E quindi possiamo scoprire che esistono le pere e possiamo studiarle e possiamo capirne la proprietà e poi possiamo anche chiederci ma che esistono a fa ste pere, non ci potevano bastare le fragole, perché di fatto questa è la domanda, come vedremo alla fine, più importante probabilmente che ci facciamo. Allora, adesso ovviamente non si tratta di frutta, ma si tratta di qualcosa di molto più complesso e tecnologico. Questo è lo schema semplificato di un moderno acceleratore, che si chiama il sincrotrone. Vedete, questa qui è una traiettoria circolare, grosso modo, insomma, circolare, con tanti elementini. Quelli che vedete, in particolare in blu, sono dei magneti, quindi che generano dei campi magnetici lungo la traiettoria.
Questa qui in giallo invece si chiama cavità a radiofrequenza ed è sostanzialmente, l'idea è questa: se noi facciamo circolare all'interno di questa, di questo circuito, quello che vedete in nero qui è che segue tutto il percorso, è un tubo all'interno del quale si fa il vuoto, d'accordo? Un tubo a vuoto, all'interno del quale vengono fatte circolare le particelle. Qual è l'idea? Adesso, se noi facciamo circolare delle particelle cariche all'interno del tubo, tramite questo elemento qui, tramite questa cavità a radiofrequenza, ogni volta che una particella passa, gli viene data una spintarella e quindi si accelera la particella, gli si dà una maggiore energia. Ora, ovviamente, una particella va dritta, non è che non ha un volante, diciamo, non può curvare. Però per costringere una particella carica a seguire una certa traiettoria, si può applicare un campo magnetico. Le particelle cariche, quando attraversano un campo magnetico, seguono una traiettoria curvilinea. D'accordo? Quindi l'idea qual è? Che sostanzialmente, quando la particella passa qui, quindi diciamo un protone di LHC passa qui, gli viene data una spintarella, poi segue la guida dei campi magnetici che la obbligano a curvare, va bene? Fa un giro completo e poi ripassa di nuovo qui e prende un'altra spintarella. Alla fine, dopo un numero enorme di giri, voi potete immaginare, queste particelle si muovono sostanzialmente a una velocità prossima a quella della luce, quindi vanno velocissime. Come vi dirò in un attimo, l'acceleratore LHC è un acceleratore che è lungo, dove questo percorso qui è lungo 27 km, però la luce, le particelle fanno 10.000 giri al secondo di questi 27 km, quindi vanno molto veloci. Ogni volta che si fa un giro, prendono una schicchera e vanno un po' più veloci. Quando le avete fatte passare tantissime volte, potete in teoria fargli raggiungere un'energia virtualmente infinita, però c'è un limite poi, perché questi campi magnetici li dovete fare sempre più intensi, più la particella ha energia e più per curvarla bisogna che i magneti siano intensi. E a un certo punto si raggiunge il limite con il quale, che poi tecnicamente è il limite della corrente che può circolare all'interno delle bobine di questi magneti, dopodiché i magneti si rompono, insomma, quindi c'è un limite oltre il quale non si può andare, che è il limite di costruzione di questi magneti. A quel punto lì le particelle non le potete accelerare più, quindi hanno raggiunto il massimo che possono raggiungere, e quindi vi dovete accontentare. E questa è l'energia massima che un acceleratore può fornire delle particelle. Adesso, sostanzialmente, come funziona ad esempio l'LHC? L'LHC è, in maniera ultra semplificata, una cosa di questo genere, dove non c'è un unico tubo, ma ce ne sono due paralleli, dove in un tubo vengono fatti girare i protoni in un verso e accelerati in un verso, nell'altro tubo vengono fatti girare nel verso opposto e accelerati nel verso opposto. Poi ci sono dei punti lungo l'acceleratore dove questi tubi vengono fatti incrociare e quindi protoni che sono stati accelerati in una direzione possono incrociarsi con i protoni che vengono dal verso opposto, okay, e si scontrano, d'accordo? E si fa quello che avevamo visto prima, che le due fragole si scontrano e fanno questa macedonia. E lo vedete in questo disegnino qui. Quello che succede, vedete, a un certo punto questi tubi rappresentano i fasci, i cosiddetti fasci di protoni che si spostano in direzioni diverse, si incontrano, vengono focalizzati in un punto, in questo punto sbattono tra di loro, e quando sbattono succede una cosa di questo genere, il punto è questo qui al centro, e dal punto in cui sbattono esce fuori un fiotto di nuove particelle, cioè l'energia cinetica dei protoni che sono andati a collidere si è trasformata in massa di nuove particelle che escono fuori come un fiotto, diciamo, dal punto, e noi dobbiamo studiare quello che viene fuori da questo punto di collisione. Questo è il concetto. Okay? Allora, vi dicevo che al CERN c'è questo acceleratore, il nome dell'acceleratore, del quale sicuramente avete sentito nominare, è il Large Hadron Collider, o in breve LHC, ed è una macchina, come vi dicevo, che si sviluppa, vedete questo affarino blu, insomma questa stringa, questi sono i magneti di cui vi parlavo prima, d'accordo? E questi si sviluppano per una circonferenza di 27 km di circonferenza, diciamo di percorso. Chiaramente, siccome l'oggetto è un po' ingombrante, ovviamente bisogna metterlo sottoterra, perché altrimenti sopra non si saprebbe dove metterlo. Insomma, quindi l'acceleratore si trova a 100 metri di profondità, quindi ci si accede con degli ascensori che raggiungono il sottosuolo. D'accordo? Quindi qui abbiamo due tubi, come vi dicevo, dove dei protoni sono accelerati in direzioni opposte, sono fatti incrociare 40 milioni di volte al secondo, okay? E in ognuna di questi incroci succede questo path track qui, esce fuori questo fiotto di particelle. Okay? E per capirci, questa è una macchina di una complessità enorme, probabilmente la macchina più complessa che sia stata costruita dall'uomo ad oggi, e
a questi progetti lavorano più di 10.000 persone tra ricercatori e ingegneri. Ok, quindi vi abbiamo detto, le particelle si accelerano, poi le facciamo scontrare in un punto, esce fuori un fiotto. Adesso che cosa ci facciamo con questo fiotto? Ci dobbiamo mettere intorno a questi punti in cui avvengono gli scontri, ci dobbiamo mettere dei cosiddetti rivelatori di particelle. Cioè i rivelatori di particelle sono delle macchine che sono sensibili in diversa maniera al passaggio del fiotto attraverso di loro, di particelle, e sono in grado di ricostruire tutte le caratteristiche delle particelle che le attraversano, quindi la massa, la loro energia e una serie di altre caratteristiche più esotiche che non vi sto a dire. Okay? Oh, questi oggetti qui sono degli oggetti, come vedremo in un attimo, che sono mastodontici e richiedono il lavoro per decine di anni da parte di migliaia di ricercatori e ingegneri, almeno decine di anni tra disegno e costruzione e poi ovviamente l'utilizzo. Ad esempio, i grandi esperimenti del CERN che introdurremo in un attimo sono stati disegnati all'inizio degli anni 90 e sono entrati in funzione nel 2010, quindi quasi 20 anni dopo. D'accordo? In tutto questo tempo, che cosa si è fatto? Si è dovuto disegnarli, progettarli nel dettaglio, alla fine costruirli e poi metterli in funzione. E adesso che cosa ci si fa? Adesso lavoreranno per un'altra ventina di anni, quindi un tempo equivalente a quello che ci è voluto per metterli in piedi, e in questi 20 anni faranno le misure per i quali erano stati progettati. Sostanzialmente questi rivelatori, se volete, sono una sorta di occhio elettronico perché tutto ciò che avviene all'interno del rivelatore, se volete il rivelatore fa una fotografia del fiotto di particelle che lo attraversa e alla fine il tutto viene ricondotto a dei file del computer, viene scritto tutto su file da computer che arrivano sulle nostre scrivanie e noi cerchiamo di andare a capire che cosa contengono, quali sono le particelle che l'hanno attraversato, quali sono le loro proprietà e così via. Allora, vi dicevo che quindi all'LHC ci sono questi incroci dei tubi in cui avvengono gli scontri. In particolare ce ne sono quattro principali di questi incroci, di tubi, e intorno a questi quattro principali incroci sono posti quattro grandi esperimenti che sono disegnati in questo sketch qui, e i loro nomi sono ATRAS, CMS, ALICE ed LHCB, io in particolare lavoro in quest'ultimo, che sono molto diversi sia per tecnologia sia anche per geometria di costruzione, perché fanno cose diverse, sono pensati per fare in generale cose diverse. E vi faccio vedere una fotografia qui che dà un'idea del perché vi dico che sono delle cattedrali, perché le sono delle cattedrali anche dal punto di vista di dimensioni. Diciamo, questi sono due ingegneri che stavano lavorando durante un momento dell'assemblaggio del rivelatore, in questo caso CMS, che è questo oggetto qui, d'accordo? Quindi è alto una trentina di metri, è lungo altrettanto, e questo rivelatore in particolare, se non ricordo male, pesa qualcosa come 13.000 tonnellate, quindi è una macchina fotografica, ma una macchina fotografica di una certa complessità e anche di una certa pesantezza, di certo non tascabile, non trasportabile. D'accordo, quindi adesso ovviamente ci vorrebbe molto tempo per spiegarvi nel dettaglio perché questi oggetti devono essere così grandi. In realtà questi sono composti da una miriade di sensori piccolissimi che possono avere delle dimensioni anche delle 100 micrometri, d'accordo? E messi uno a fianco all'altro per misurare il passaggio delle particelle, ma diciamo, quando li mettete poi insieme in un numero enorme, un rivelatore come questo ha milioni di sensori, centinaia di milioni di sensori in questo caso, diventa una macchina così grande. Vi faccio vedere invece quest'altro, che è quello in cui lavoro io, che è un po' più semplice da descrivere, se volete, anche perché ha una geometria abbastanza semplice. Adesso, questo è uno sketch in 3D, però lo vedete meglio come uno spaccato bidimensionale. Vedete, questo tubo che vedete qui al centro è il tubo dei protoni di LHC. Quindi i protoni di LHC arrivano in questo verso e poi arrivano in quest'altro e si scontrano in questo punto qui. D'accordo? Poi intorno a questo punto c'è un rivelatore che è in grado di tracciare con grandissima precisione il fiotto di particelle che esce fuori dal punto di collisione, si chiama rivelatore di vertice, deve essere molto preciso perché ovviamente vicino al punto in cui si dirama questo fiotto le particelle sono tutte vicine una a fianco all'altra, poi man mano che si allontanano dal punto in cui sono state create gli angoli tra di loro fanno sì che si distanzino fra di loro, quindi i rivelatori che sono più lontani possono essere un po' meno precisi, diciamo il rivelatore più vicino deve essere precisissimo, deve essere in grado di vedere delle distanze molto molto piccole. Vabbè, insomma, comunque adesso ve la faccio breve, adesso questo affare qui è lungo 20 metri ed è alto 10 metri e diciamo un peso di circa 6.000 tonnellate,
Okay. E questo è un campo magnetico che serve a curvare le particelle per determinarne l'impulso, se volete, diciamo in termini semplici, è il prodotto tra la massa e la velocità della particella. Poi ci sono una serie di rivelatori che servono ad identificarne le proprietà, come vi ho già detto, i rivelatori diversi serve a tracciare la traiettoria delle particelle con grande precisione e così via. Insomma, comunque è un oggetto composto da vari pezzi che hanno funzioni differenti, che servono, ogni pezzo ha una certa funzione, mettendoli tutti insieme si riesce sostanzialmente a capire la natura e le proprietà di tutte le particelle che escono da questo fiotto, dal punto di interazione, scusate se insisto con questo fiotto, insomma comunque dà bene l'idea, e tutte le proprietà delle particelle che escono da qui e che attraversano il rivelatore. D'accordo? E questo ve lo faccio vedere in questo disegnino che rappresenta ad esempio esattamente dove avviene la collisione. Vedete queste rette colorate che vedete che si diramano in lunghezza, sono proprio le particelle che sono state prodotte qui e che poi attraversano il rivelatore e vengono tracciate da tutti gli elementi sensibili che si trovano nei vari sottorivelatori che compongono questa macchina fotografica, d'accordo? E vedete, questo qui in particolare, più o meno per caso, c'ha anche la forma di una macchina fotografica. Vedete, questa è una foto di una prima grande macchina fotografica dell'Ottocento che assomiglia per caso al rivelatore anche fisicamente, anche se ovviamente... Comunque, queste macchine sono di fatto delle gigantesche macchine fotografiche in grado di scattare un numero enorme di fotogrammi. Come vi dicevo, le interazioni, le collisioni avvengono 40 milioni di volte al secondo, quindi queste macchine fotografiche devono scattare 40 milioni di fotografie al secondo e ogni fotografia deve essere analizzata in tempo reale per capire se quello che è stato fotografato è interessante oppure se va scartato. Allora, perché esistono quattro grandi esperimenti? Abbiamo detto ATLAS, CMS, Aliscio e dell'HCP, perché fanno cose diverse. Adesso ATLAS e CMS sono stati dedicati inizialmente alla ricerca del bosone di Higgs, adesso che l'hanno trovato sono dedicati allo studio delle proprietà del bosone di Higgs e anche alla rivelazione di eventuali nuove particelle di alta massa. L'esperimento Aliscio invece ha una caratteristica completamente diversa, cioè è dedicato allo studio delle collisioni tra nuclei di piombo. Adesso io vi ho detto che l'LHC accelera protoni, però per un breve parte di tempo durante l'anno può accelerare anche degli ioni di piombo. Gli ioni di piombo sono sostanzialmente dei nuclei di piombo, d'accordo? Che sono composti da molti protoni e neutroni, quindi quando li fate scontrare il fiotto che emerge dallo scontro è molto più complesso di quello tra due protoni. E poi c'è e sostanzialmente quello che si riesce a studiare facendo scontrare il nucleo di piombo sono condizioni di densità di energia che sono molto molto simili ai primissimi istanti di vita dell'universo dopo il Big Bang. E poi c'è l'esperimento dell'HGB, che come vi dicevo è quello dove lavoro io. Questo è dedicato in particolare, ma poi fa anche altre cose, ma è dedicato in particolare allo studio di precisione di asimmetrie di comportamento tra materia e antimateria. C'è una domanda fondamentale sulla quale ritorneremo poi, che è per quale motivo l'universo che osserviamo è costituito solo di materia, mentre l'antimateria è completamente scomparsa. Diciamo, noi sappiamo che l'universo iniziale, e possiamo persino contare quanta ce n'era, sappiamo che l'universo iniziale era composta da una quantità praticamente equivalente di materia ed antimateria. Tuttavia, diciamo, nella sua evoluzione, quello che è successo nei primissimi istanti di vita dell'universo dopo il Big Bang, l'antimateria è completamente scomparsa, si è annichilata con la materia, sostanzialmente materia e antimateria sono scontrate, si è prodotta dell'energia, ed è sopravvissuta una piccola parte di materia, che è quella della quale siamo composti noi oggi, mentre l'antimateria è totalmente scomparsa dall'universo. E quindi ci deve essere una differenza di comportamento che in qualche maniera giustifichi il fatto che questa antimateria scompare dal nostro universo durante la sua storia. E questo è quello per cui è dedicato l'esperimento. Adesso, giusto una trasparenza per fare un po' di pubblicità, chi si occupa di questa ricerca in Italia? In Italia di questa ricerca si occupa un istituto, un ente di ricerca che è denominato Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in breve INFN. Qui non vedete la mappa dell'Italia, ma sostanzialmente insomma, potete capire che più o meno si tratta di un ente che ha delle sedi che sono sparse su tutto lo stivale e quindi è un ente che ha un forte radicamento sul territorio nazionale e anche una strettissima collaborazione con l'Università e i Dipartimenti di Fisica. Qualche giorno fa so che il presidente dell'ente dell'INFN è stato ospite proprio qui a Futura Festival, diciamo, per un evento. Ogni anno torna, quindi è un'abitudine. Vabbè. Allora, adesso veniamo al merito della scoperta di questa particella, per la quale ho dovuto necessariamente introdurre una serie di concetti che adesso ovviamente riutilizzerò. Allora, cominciamo di che cosa si tratta. Lo vedete rappresentato qui, è una particella simile, analoga se volete, a un protone, ad un neutrone, cioè una particella costituita da tre quark, okay? E come vi dicevo, no, i tre quark devono avere
le tre cariche di colore rosso, verde, blu, perché la particella deve essere neutra, però ha una particolarità che mentre protoni e neutroni sono costituiti, come vi dicevo, da quark up e down, che sono dei quark cosiddetti leggeri, cioè hanno una massa molto piccola, questa particella qui è composta da due quark cosiddetti charm, che diciamo, come vi dicevo prima, due quark incanto, tradotti in italiano, e un quark up, cioè i due quark charm sono molto più pesanti del quark up. E in particolare, se volete, la somma, diciamo, della massa di questi due quark charm rispetto al quark up è circa 2000 volte più grande. Okay? Quindi, diversamente dalla dinamica di un protone e di un neutrone, dove non c'è una gerarchia di massa tra i suoi componenti, quindi questi si muovono in maniera del tutto simmetrica tra di loro, qui invece c'è una gerarchia di massa, cioè due sono molto massicci e ce n'è uno che è molto leggero. Adesso vediamo un attimo di fare un'analogia che spiega un po' meglio perché questa cosa è interessante. Allora, vedete, questa rappresentazione qui artistica rappresenta una scoperta fatta di recente dal telescopio Hubble di un sistema di due stelle che vedete qui, che orbitano una intorno all'altra, con un esopianeta, con un pianeta che ruota intorno a loro. D'accordo? Questa non è una foto di Hubble, questa non abbiamo sfortunatamente ancora la risoluzione per vedere cose di questo genere, però si è visto, diciamo, tramite fenomeni, diciamo, tramite l'osservazione delle variazioni della luce messa dal sistema di stelle. Comunque questo non è importante in questo caso. Ma l'analogia è questa, che vedete, anche per questa nuova particella Xi-CC, composta da due quark charm e un quark up, anche qui potete immaginarla come un sistema binario di due stelle, diciamo di due oggetti pesanti, con un pianetino molto più leggero che vi orbita intorno. D'accordo? E come è stata rivelata questa particella? Innanzitutto, per rivelarla, uno la deve produrre. E questo, come vi dicevo, avviene tramite gli scontri tra i protoni di LHC, che sono questi qui, vedete, no? In direzione opposta, si scontrano in questo punto qui, dove c'è, diciamo, la scintilla, e qui viene prodotta la particella che volete studiare, che è questa qui. Vedete, viene prodotta e poi vola, viaggia, e come vedremo, tra un po' decade, perché questa particella non è una particella stabile, quindi è una particella che vive, adesso vediamo quanto vive. Comunque sostanzialmente quello che accade, partiamo da qui, protone e protone si scontrano, si genera questa particella Xi-CC più tante altre particelle che qui non sono rappresentate, che sono il fiotto di cui parlavamo prima, ma in mezzo a tutto quel fiotto ce n'è una sola che ci interessa, che è questa qui, quindi tutte le altre le dobbiamo vedere, ma dobbiamo capire che non ci interessano e vanno buttate via. E l'interazione che avviene tra i due protoni e che crea la Xi-CC è un'interazione forte. Quindi un'interazione nucleare forte. Dopodiché, dopo un piccolo lasso di tempo, che è dell'ordine, per capirci, del millesimo di miliardesimo di secondo, quindi vive veramente poco questa particella, ma ci sono particelle che vivono molto, molto di meno e altre che vivono di più. Questa particella decade, come vi ho spiegato prima, i decadimenti sono mediati da questa interazione cosiddetta nucleare debole. Vedete sostanzialmente che la particella vive e viaggia perché ha una certa velocità, poi a un certo punto si disintegra e escono fuori dal punto in cui si disintegra altre particelle, che in questo caso sono un'altra particella che è ben nota da decenni, che si chiama lambda C, okay? Un'altra particella che è ben nota, da, come vi avevo fatto vedere prima, dalla scala temporale delle scoperte, dagli anni già 40, ed è il cosiddetto mesone K, e poi due mesoni pi, che sono parimenti particelle molto ben note. D'accordo? E questo avviene per interazione debole, e ve lo faccio vedere qui. Vedete, questa è la particella Xi-CC, come vi dicevo, composta da due quark charm e un quark up. A un certo punto il quark charm emette questo mediatore dell'interazione nucleare debole, W, il quark charm si trasforma in quark strange, in quark strano, e il W a un certo punto scompare e produce questa coppia di quark up e anti-down. Insomma, adesso ci sono poi un'altra serie di dettagli che non vi sto a dire, insomma, qui in mezzo in realtà, come vi dicevo, c'è un ribollire di quark e gluoni che non sono rappresentati in questo disegnino semplificato. Insomma, comunque, poi alla fine viene fuori questo set di particelle che vediamo qui in fondo. Adesso la lambda C, a sua volta, è una particella che viaggia, che vola, e poi dopo un po' scompare anche lei per decadimento debole, e si trasforma in queste altre tre particelle, che sono un protone, un K e un pi.
in questo decadimento qui. Quindi la lambda C decade in un protone, in un K e un pi, anche questo è un decadimento debole. Quindi noi alla fine che cosa ci ritroviamo? Noi alla fine ci ritroviamo, questa qui non la vediamo perché campa pochissimo e poi scompare. Questa qui non la vediamo perché campa pochissimo e poi scompare. Quelle che invece campano molto e che quindi attraverseranno tutto il nostro rivelatore sono questa, cioè sono un protone, 2K e 3 pioni. Questi attraversano il nostro rivelatore, l'HCB, che scatta una fotografia di queste particelle e tramite lo studio di questa fotografia si può risalire indietro a tutto l'albero genealogico. Quindi studiando queste si riesce a capire che vengono da un decadimento di questa, si riesce a misurare il punto in cui è decaduto, il punto in cui è stata creata e così via. Ritornando indietro si riesce a risalire a chi era la madre di tutte e in particolare, come vedremo in un attimo, la caratteristica importante che ci consente di capire e affermare che si è osservata una nuova particella è la massa di questa particella. Adesso vi faccio vedere, vedete, in questa animazione, vedete, questo è un cosiddetto istogramma, diciamo, che rappresenta la massa delle particelle che si accumulano durante l'anno, ve lo faccio rivedere. Vedete, questa data qui è il giorno in cui sono stati presi i dati che sono utilizzati per aggiornare questo grafico. Cioè, questo anche per dirvi che una misura non si fa in un giorno, ma richiede mesi e talvolta richiede anche anni di attività dell'acceleratore e dei rivelatori. Comunque vedete che alla fine sostanzialmente il segnale che noi cerchiamo è questa anomalia che vedete qui, cioè questo picco che si crea sopra a qualche cosa di piatto, insomma sostanzialmente, e c'è questo picco qui. Questo è il segnale appunto della XICC, cioè sostanzialmente questo segnale appare come una cosiddetta campana di Gauss, okay, che siede sopra a invece un rumore, lo metto tra virgolette, rumore intendesi che noi se andiamo a combinare queste particelle riusciamo a ricostruire questa particella qui, però noi possiamo anche avere i casi in cui associando in maniera del tutto casuale particelle che non hanno niente a che fare tra di loro, che si trovano in questi fiotti che escono fuori dall'interazione, noi possiamo avere delle combinazioni che ci danno delle cose simili al segnale, che sono questo fondo qui. Noi per vedere un segnale dobbiamo vedere qualche cosa che si staglia da sopra a un fondo, e qui lo vedete bene, insomma, qui è chiaro che c'è qualche cosa. Se non ci fosse stata la particella avreste visto solo una linea retta qui, d'accordo? Che è questa cosa tratteggiata in verde qui al centro. E invece la particella emerge come questo picco, come questa campana di Gauss in questo disegno. E in particolare da questo grafico la caratteristica che si misura è la massa della particella che corrisponde esattamente alla posizione centrale del picco della campana. Vedete? Questa freccia qui diciamo identifica dov'è che è il massimo della campana, che è circa a 3621 mega electron volt, che è l'unità di misura che si usa convenzionalmente per misurare le masse delle particelle. Adesso non entro nel dettaglio di che cosa si tratta, ma potrebbero essere chilogrammi, sarebbe la stessa cosa, insomma, però sarebbe un numero enormemente piccolo. Allora, perché è stato così difficile osservare questa cosa? Adesso io ve l'ho raccontato in quattro parole, dicevo, sembra una cosa più o meno facile. Adesso, l'esistenza di questo tipo di particelle in realtà era previsto da circa 40 anni, quindi perché siamo arrivati solo ad ora a vederla? E nel frattempo ci sono stati moltissimi esperimenti che l'hanno cercata per decenni senza successo. E il motivo principale risiede nella difficoltà di produrla, non è così facile produrla, e poi quindi diciamo anche conseguentemente nella difficoltà di rilevarla. Quindi la chiave per cui siamo arrivati solo ora è stata la costruzione dell'HC, cioè è stata la disponibilità dell'acceleratore più potente mai costruito fino ad oggi. E tutti gli acceleratori delle precedenti generazioni, noi costruiamo, come vi dicevo, acceleratori degli anni 50 e anche prima, tutti quelli delle precedenti generazioni non erano abbastanza potenti ad essere in grado di produrre questo tipo di particella con sufficiente abbondanza da consentire ai rivelatori poi di poterla osservare, o per meglio dire di osservare i prodotti del decadimento della particella. Allora, perché è importante? Adesso questa qui è una simile lavagna dove c'è scritta la parte di equazione delle interazioni forti che è estratta da quel blob che non avevate visto bene prima, abbastanza confuso. Comunque le equazioni che governano le interazioni forti sono, per quanto ne sappiamo ad oggi, note con grandissima precisione. Però, come vi dicevo, non siamo in grado di risolverle, se non in una serie di casi particolari, nonostante va detto comunque che stiamo facendo dei grandi passi in avanti nella soluzione delle equazioni, soprattutto negli ultimi decenni, grazie alla disponibilità di supercalcolatori che in passato ovviamente non erano, non,
non esistevano, insomma, quindi si utilizzano dei supercalcolatori con un numero enorme di potenza di calcolo, con una potenza enorme di calcolo per risolvere queste equazioni. Oggi riusciamo effettivamente a trovare delle soluzioni, però poi dobbiamo verificare che queste soluzioni effettivamente corrispondono alla realtà che misuriamo negli esperimenti. Insomma, gli esperimenti sono fondamentali. Adesso, in questo caso della XSC, la semplicità intrinseca di questo sistema di tre quark, con due quark pesanti e uno leggero, come dicevo, è un sistema molto più semplice invece di avere tre quark leggeri che si muovono in maniera vorticosa intorno uno intorno all'altro. Questo ci permetterà di verificare con grande precisione se le nostre tecniche di soluzione delle equazioni sono accurate. Adesso, infatti, l'articolo è uscito da un paio di settimane e c'è già un grosso numero di fisici teorici che sono al lavoro per cercare di risolvere le equazioni per quanto riguarda questo sistema di due quark charm e un quark up, per verificare se le proprietà di questo sistema, e per predire le proprietà di questo sistema che noi potremo misurare negli esperimenti in futuro, per vedere effettivamente quanto bene riusciamo a trovare le soluzioni delle equazioni della dinamica delle interazioni forti. Adesso, però, l'osservazione di una nuova particella come questa non è la fine del lavoro, ma è soltanto da dove si comincia, perché il fatto che esiste non ci dice moltissimo, o meglio, ci dice un po', ma non ci dice tutto. È perché una volta che abbiamo appurato l'esistenza, è necessario adesso capire come funziona, quali sono le sue proprietà. Ad esempio, uno si può chiedere in quale maniera viene prodotto. Vabbè, vi ho detto, viene prodotto dall'urto, ma nell'urto succedono delle cose. Diciamo, io ve l'ho raccontato in maniera molto semplice, ma insomma, nell'urto tra due particelle ci sono dei mediatori di forze, di gluoni che si scambiano, insomma c'è una dinamica molto complessa, bisogna capire che cosa succede poi in quel punto in cui avviene lo scontro tra le particelle per produrre la particella. Un'altra domanda importante è quanto frequentemente si produce, cioè quanti scontri dobbiamo effettuare per poterne produrne una, ovvero qual è la probabilità che in uno scontro si produca una particella di questo genere. Poi un'altra domanda importante, io vi ho fatto vedere l'esempio del decadimento che è stato utilizzato per l'osservazione, ma una particella non decade in un solo modo, una particella decade in una miriade di modi, possono essere centinaia di modi diversi, quindi centinaia di particelle diverse che si generano nel decadimento, e quindi uno deve andare a vedere in quanti possibili modi questa particella si può disintegrare e trasformare in nuove particelle. E poi un'altra domanda molto importante, questa è la cosa che pubblicheremo molto probabilmente presto, perché di fatto era già pronta, è quanto vive con precisione, cioè misurare esattamente quanto tempo campa prima di disintegrarsi. Poi ci sono tutta un'altra serie di proprietà più esotiche che richiederebbero troppo tempo per essere enunciate oggi. Ma un'altra questione è chi ha fatto la scoperta. Come vi dicevo, la scoperta è stata fatta da questa collaborazione internazionale che si chiama l'HCB, della quale io sono il responsabile della ricerca, il responsabile scientifico, ed è composta da circa 1200 persone che provengono da 72 istituti di ricerca, di cui una decina di istituti di ricerca italiani, di 16 paesi, sparsi tra Asia, Europa e Stati Uniti. Al momento non abbiamo ancora nessuno dall'Oceania e dall'Africa, anche se c'è un gruppo africano che potrebbe, se tutto va bene, aggiungersi. Adesso, volevo dire un'altra cosa, voi potete immaginare, vabbè sì, ha fatto una scoperta, ma non è che l'esperimento fa una scoperta, diciamo, l'esperimento fa un numero enorme di misure, perché non si mettono 1200 persone a lavorare insieme per sperare di fare una scoperta, si devono fare una serie grande di misure a tutto campo per cercare sia di conoscere meglio quello che conosciamo, ma anche per cercare l'ignoto, quello che ancora non conosciamo. E l'esperimento, in particolare, vedete questo istogramma qui, non vedete, ma qui questo corrispondono agli anni dal 2010 al 2017. E questo istogramma sono, diciamo, le lunghezze di queste barre sono proporzionali al numero di articoli che sono stati pubblicati su riviste scientifiche nei vari anni. E ad oggi l'articolo ha pubblicato l'esperimento ha pubblicato 385 pubblicazioni su riviste internazionali. Adesso io non so se queste slide saranno rese pubbliche, ma nel caso, se volete, qui c'è un link dove c'è una lista completa di tutti quanti gli articoli, con il testo degli articoli, diciamo, e con le figure degli articoli che sono stati pubblicati dall'esperimento. Adesso concludo. Abbiamo parlato di molte cose in poco tempo, me ne rendo conto, ma ci sarebbe d'altra parte anche un'enormità di altre cose da raccontare, anche una miriade di cose che non conosciamo ancora da scoprire, per le quali ci sono idee, cioè noi possiamo immaginare anche quello che non conosciamo. Dopo bisogna vedere se gli esperimenti ci diranno che quello che abbiamo immaginato è vero oppure se era soltanto una fantasia. Insomma, più o meno si procede così.
Adesso la fisica fondamentale deve capire che segue due grandi linee. Da una parte si cerca di imparare a manipolare meglio ciò che pensiamo già di sapere, e questo è quello di cui abbiamo parlato principalmente oggi, perché vi ho detto, la particella era prevista da 40 anni, quindi quando è stata osservata è stata una grande sorpresa, perché erano 40 anni che si cercava, ma d'altra parte si sapeva che in qualche maniera prima o poi sarebbe arrivata. Poi c'è un'altra linea, dove invece si cerca ciò che non conosciamo, si cerca l'ignoto, e cioè si cercano nuovi fenomeni per spiegare, per trovare le risposte ad una serie di domande che vi dirò fra un attimo. Cioè noi osserviamo il nostro universo e ci sono delle cose che non capiamo, però non sappiamo ancora rispondere, e quindi dobbiamo studiare i fenomeni naturali per trovare una risposta a queste domande. E ve le dico quali sono alcune tra queste domande. Allora, vi avevo già detto che esistono famiglie di quark e leptoni, questi sei leptoni e sei quark, che hanno proprietà molto simili tra di loro, ma perché ne esistono tre? Perché non sono quattro, non sono cinque, non sono due, non sono dieci? Che numero è questo? Da dove viene fuori? Poi vi ho detto che le masse delle particelle sono enormemente diverse tra loro, no? Vi ho detto un quark top è 100.000 volte più pesante di un quark up. Chi gliel'ha fatto fare? Perché non hanno delle masse simili? O perché non hanno le masse uguali? Diciamo, o perché deve essere proprio 100.000 e non un milione, non un miliardo, non 100 miliardi? Questi numeri sono dei numeri che noi osserviamo, ma non ne capiamo l'origine, non sappiamo perché è così. Osserviamo solo che è così, ma ci deve essere, si pensa che ci debba essere una motivazione fondamentale. Diciamo, in linea ideale, la cosa più bella che un fisico teorico si potrebbe immaginare è quella di scrivere una teoria che riesce a predire carta e penna tutte le proprietà delle particelle fondamentali, ma in realtà queste proprietà le misuriamo e le incastoniamo in un modello matematico, ma non capiamo qual è il motivo profondo per cui queste particelle hanno queste proprietà. Vi avevo già menzionato il fatto che l'antimateria è scomparsa dall'universo, e oggi l'universo che possiamo osservare è composto solo da materia. Quindi qual è il meccanismo che ha comportato la totale scomparsa dell'antimateria dall'universo dopo il Big Bang? E poi c'è un'altra domanda con due quantità delle quali oggi non ho avuto proprio modo di potervi parlare, che sono denominate materia oscura ed energia oscura, che noi sappiamo permeare l'intero universo e in realtà comporre il 95% della densità di massa ed energia dell'universo, e però non sappiamo ancora di che cosa sono composte. Quindi un'altra domanda fondamentale che ci poniamo: noi speriamo di produrre ad esempio particelle di materia oscura cosiddetta negli acceleratori per poterle studiare e poter così capire che queste cose che osserviamo per effetti gravitazionali nell'universo, che chiamiamo materia oscura, sono delle particelle che possiamo costruire sulla Terra. Ok, ho finito. Di queste domande le risposte ancora non le conosciamo, ma spero comunque di avervi fornito qualche elemento nuovo per apprezzare di più la bellezza colorata del nostro mondo. Grazie. Sì, era chiuso. Grazie mille professore, io mi congratulo anche, perché comunque professore forse un po' modesto, anche se siete 1200, giusto ragione considerato il padre di questa scuola. Non funziona così. Diciamo il lavoro di un gruppo di 1200 persone è un lavoro di un gruppo di 1200 persone, quindi dopodiché all'interno di questo gruppo ci sono persone con responsabilità diverse, che fanno cose diverse, ma io ho una responsabilità, però ci sono altre persone che hanno altre responsabilità, insomma, quindi è un lavoro di equip. Se adesso non voglio dire, ovviamente in un gruppo di 1200 persone non c'è nessuno che è essenziale, tuttavia senza il lavoro di tutti non si arriverebbe al risultato. No, la cosiddetta. Sì, no, volevo anche sottolineare magari che visto che abbiamo parlato di NFN, il professor Ferroni è spesso ospite, graditissimo ospite, ogni anno è stato qui con noi, che il contingente italiano di fisici al CERN è uno dei più folti, sì. La rappresentanza credo sia forse il più tra i più folti. Rappresentati. Adesso da quando gli Stati Uniti hanno fatto emigrare tutti i loro ricercatori in Europa, probabilmente gli americani sono più numerosi. D'altra parte italiano. L'esperimento più grande al mondo, quindi di fisica attiva e quindi eccetera. Darei spazio a un po' di domande, se lei è d'accordo. Eccoci, siamo subito. Io la ringrazio per la chiarezza con cui ha trattato questo argomento, che è un argomento complesso, non semplice da esporre. Però sia la scoperta di questa particella, sia il bosone X,
alla fine non fanno altro che confermare la meccanica quantistica e tutto sommato anche le deduzioni del modello standard. Esatto, sì. Quindi siamo in presenza di uno spazio-tempo che è piano e nello stesso tempo è discreto, con effetti probabilistici. Mm-hmm. Se prendiamo però dall'altra parte l'altra teoria, che è la teoria della relatività generale, quindi siamo sul macroscopico, il campo gravitazionale, spazio-tempo, in quel caso lo spazio-tempo è curvo e nello stesso tempo è anche continuo. Mm-hmm. Per unificare queste due teorie, che in apparenza sembrano distinte, è come quasi parlare di due argomenti diversi, bisognerebbe vedere se in questo caso è possibile arrivare a una gravità quantistica. Cioè, sì. In effetti, se possiamo trovare qualche particella. Vabbè, questo è uno dei settori. Allora, adesso ci sono. Questo è uno dei settori di Signore, maggiore. Signore, si riferiva al gravitone. No, vabbè, allora questo è uno dei settori di maggiore. I gravitoni sono stati visti con l'esperimento LIGO, ma il gravitone è una predizione della teoria classica della relatività, non ha nulla a che fare in linea di principio con una formulazione quantistica, o meglio, ha a che fare, ma non è essenziale. Adesso la questione è questa: quello che lei dice è assolutamente vero ed è uno dei problemi principali sui quali i fisici teorici si stanno sbattendo la testa da oramai almeno 40 anni e sono state sviluppate un po' di idee, non è che non sia stato fatto nulla. Ad esempio, avrete sentito forse nominare la teoria di stringa, la teoria delle stringhe. Diciamo, quella è un tentativo di unificare, che è un tentativo che ha prodotto anche un certo numero di successi, di unificare la meccanica quantistica con la relatività generale. La relatività generale è l'analogo. È una teoria classica di campo, mentre invece la teoria quantistica è una teoria appunto quantistica di campo. Non è che le due cose non si riescono a conciliare, ad esempio la teoria di stringa è un tentativo di conciliazione e riesce a fare un certo numero di progressi in questo senso. Il problema della teoria di stringa è che è una teoria che ha un bassissimo potere predittivo, cioè riesce. Noi quando sviluppiamo una teoria poi la dobbiamo verificare con gli esperimenti. Se non abbiamo una predizione precisa che gli esperimenti possono andare a verificare, quella teoria rimane una delle possibili teorie. In effetti la teoria di stringa non è l'unica possibile teoria, ci sono altre teorie alternative che cercano di mettere insieme la relatività, diciamo, generale con la meccanica quantistica. Questo è uno dei settori di maggiore investimento nella fisica teorica. Per ora, secondo me, siamo ancora un po' lontani, ma questo non esclude che qualcuno dei ragazzi magari qui in sala un giorno abbia un'idea geniale che riesca a sbloccare la situazione. Altra domanda dietro? Allora, una brevissima considerazione che non è di tipo scientifico. Mi emoziona moltissimo sentir parlare di queste cose, vedere dove può arrivare l'intelligenza umana quando vengono forniti gli strumenti, anziché utilizzarli altrove, e non entro in merito. E mi piacerebbe tantissimo che la televisione, ad esempio, alzasse l'asticella dell'offerta e ai ragazzi invece che fornire uomini e donne, pacchi e robe varie, venisse proposto quantomeno qualcosa di questo tipo, senza grosse pretese, ma solo per fargli sapere che esiste. Sono assolutamente d'accordo. Tu sai, diciamo, l'Italia, in Italia, se tu dici divulgazione scientifica, chi è? Piero Angela, no? Tuttavia, per fortuna che esiste, ma non basta, ovviamente. Non basta. E tipicamente quando uno continua fino a 90 anni ancora a fare il suo mestiere vuol dire che non ha lasciato lo spazio, diciamo, a qualcun altro che quello spazio l'avrebbe dovuto occupare, o qualcun altro non è stato in grado di scalzarlo. Insomma, comunque sì, sono d'accordo assolutamente con te. Ci sono altri paesi dove magari sono anche più bravi quelli che cercano di raccontare le cose, non solo. Poi sai, ci sono sempre due aspetti. Esempio, nel Regno Unito la BBC, diciamo l'analoga della RAI, ha un'attività molto più organica di divulgazione scientifica di quanto non faccia la RAI, e i servizi che fanno sono di grandissima qualità, molto migliori di quelli che facciamo. E anche le scelte delle fasce orarie, sì, certo. Comunque, adesso comunque lasciamo perdere questo perché era solo una considerazione. Quello che mi incuriosiva, da non esperta, assolutamente persona che non ne sa assolutamente nulla, era
E l'acceleratore quindi genera particelle, particelle anche nuove rispetto agli elementi che conosciamo, e che poi decadono e quindi non sempre si riesce, ok. E quello che mi chiedevo è la velocità che si riesce a raggiungere con il sincrotrone. A quali delle velocità che sono state create in natura dal Big Bang poi assomiglia? È maggiore, inferiore? Allora, perché se chiamo particelle nuove, diciamo non troviamo? La velocità è un concetto corretto, però la velocità non è esattamente il concetto più utile in questo caso, perché la velocità della luce è una velocità non superabile nello spazio, quindi queste particelle di fatto alla fine vengono accelerate alla velocità della luce. In realtà la velocità della luce non è una velocità raggiungibile da una particella dotata di massa, però ci si può avvicinare indefinitamente. Sostanzialmente quello che accade è che quando si dà energia ad una particella, l'energia può crescere indefinitamente, noi possiamo dare un'energia virtualmente infinita a una particella, ma la sua velocità a un certo punto crescerà sempre di meno, diciamo, come fino a che non raggiunge questo limite della velocità della luce. Le particelle che circolano in LHC e che sono prodotte dagli urti di fatto si spostano alla velocità della luce. Quello che possiamo traslare, diciamo, la tua domanda più che la velocità, l'energia. Le energie in gioco sono, diciamo, le stesse che erano nell'universo primordiale dopo il Big Bang a qualche cosa come 10 alla meno 30 secondi dopo il Big Bang. Quindi 10 alla meno 30 sarebbe 0,30 secondi dopo l'inizio del Big Bang. Quindi noi di fatto quello che riproduciamo in questi laboratori sono delle condizioni di densità di energia di quando l'universo era veramente appena nato. D'accordo? Quindi ci spingiamo indietro nel tempo, con questi acceleratori di fatto in un certo senso sono delle macchine nel tempo, noi andiamo a studiare dei fenomeni che sono avvenuti in maniera naturale nell'universo, ma sono avvenuti, diciamo, circa 14 miliardi di anni fa. E non create buchi neri, soprattutto. Quello... Un'altra domanda che chiedete? Sì. E volevo chiederle quanto è buono l'accordo del valore della massa trovato per la particella XI rispetto a quello previsto dalla teoria, e se dovremmo aspettarci da qui a breve, quindi quanto il modello standard viene confermato anche da questa scoperta, e sì, se dobbiamo aspettarci da qui a breve la scoperta di nuove particelle, nuove combinazioni di quark che sono, sì, state previste anche queste, che dovrebbero arrivare prima o poi. Sì, dunque. Allora, di previsioni teoriche nell'arco di diversi decenni ne sono state fatte tante, però... Nel senso che, allora, il problema è questo: quando si cercano delle soluzioni approssimate delle equazioni della cromodinamica quantistica, che sarebbero, insomma, la teoria che governa le interazioni nucleari forti, quando si cercano queste soluzioni approssimate, ognuno può fare delle approssimazioni diverse. C'è un caso noto, particolare, che invece non è un'approssimazione, ma è il calcolo numerico su supercalcolatore delle soluzioni dell'equazione, e la comunità e il tipo di ricerca di questo settore si chiama reticolo, cioè sostanzialmente si va a discretizzare lo spazio-tempo in un reticolo con un certo passo finito nello spazio nel tempo, e si vanno a cercare le soluzioni numeriche su questo reticolo delle equazioni. Questa è una soluzione di fatto esatta delle equazioni, che però si riesce a fare comunque ancora oggi in casi abbastanza particolari. Questo è un caso in cui si riesce a fare. La teoria di i calcoli di cromodinamica quantistica sul reticolo riescono a prevedere con una discreta precisione la massa della particella. Adesso bisogna vedere se riescono a prevedere anche con una discreta precisione tutta una serie di altre caratteristiche di questa particella, la sua vita media, le modalità di decadimento e quant'altro. Insomma, diciamo, la teoria della QCD è una teoria sulla quale non abbiamo grossi dubbi, almeno sulla parte grossa, no? Insomma, l'unico dubbio era come trovare le soluzioni e poi come poterle manipolare. Nel momento in cui siamo in grado di manipolarle, probabilmente potremo scoprire se siamo in grado di fare cose che oggi ancora non ci immaginiamo. Sulla seconda domanda, se ci possiamo aspettare altre particelle, certo, adesso questa particella qui non è una particella isolata, invece di un quark U insieme ai due quark charm potremmo metterci un quark down invece ai due quark charm, che è molto simile, e quello si aspetta che arriverà a breve, ma a questo punto ovviamente è una cosa che tutti si aspettano. Se sai che hai visto questa, sai che la macchina è in grado di vedere anche l'altra, insomma, quindi non riscuoteranno lo stesso interesse mediatico che ha avuto questa, che è, diciamo, la prima a venire fuori. E poi ce ne sono anche combinazioni di quark più pesanti, dove invece dei charm si utilizzano i quark bottom di cui vi dicevo prima, insomma, che sono di quark ancora più pesanti del charm. Queste particelle usciranno nell'arco di
prossimi anni, insomma, sì. Però ecco, da questo punto di vista non sarà una cosa molto diversa. Invece c'è l'ignoto, diciamo, cioè, potremmo scoprire delle particelle, anche delle particelle fondamentali, per le quali in realtà il modello standard non ha nessun modo di incastonarle, ed è questo che in effetti è probabilmente la parte più importante della ricerca che si fa oggi. E anche nel mio esperimento, ma non solo, anche negli altri, uno dei settori centrali della ricerca è esattamente quello di trovare nuove particelle che non sono previste dal modello standard, o almeno gli effetti di queste nuove particelle che non sono previste dal modello standard. Potremmo avere delle sorprese nei prossimi anni. Ci sono delle cose che bollono in pentola. Quello sarebbe una vera rivoluzione. Adesso, per essere onesti, pienamente, me l'avete capito dal modo in cui ho presentato le cose, questa non è una rivoluzione, questa scoperta. Questa è una scoperta importante, ma non è una rivoluzione. La rivoluzione è se noi scopriamo qualcosa di nuovo, qualcosa che cambia i paradigmi che conosciamo. C'è la possibilità che da qui a qualche anno, se la natura è benevola, perché se non c'è nulla da scoprire, non c'è nulla da scoprire, diciamo, ma se la natura è benevola e con le macchine che abbiamo oggi a disposizione si riesce ad avere accesso a questi fenomeni, è anche possibile che invece ci rincontreremo magari fra qualche anno con qualche cosa di molto più radicale da discutere. Non è detto, no, non è detto. C'è quello che diciamo, ci sono degli indizi che già con l'LHC riusciamo a vedere qualcosina che non si riesce a spiegare, però ancora la statistica con la quale questo si è osservato è ancora bassa, bisogna accumulare un po' più di anni di presa dati per poter dire se effettivamente non è stata una fluttuazione statistica, ma è qualcosa di più concreto. Insomma, quindi ne riparliamo, speriamo, fra qualche anno. Tra qualche anno. Un'ultima domanda, professore, qui. Buonasera. Vorrei sapere se è stato pensato, non so, se qualcuno ha studiato, se c'è una relazione tra la materia oscura e l'antimateria che dovrebbe esserci, ma non c'è più. No, non c'è nulla a che fare. Diciamo, la materia oscura, quello che chiamiamo materia oscura, per capirci, è materia per noi significa qualcosa che ha una massa e quindi che esercita un'interazione gravitazionale. Se una cosa ha una massa, vuol dire che orbita intorno ad un'altra massa e così via. Quello che noi osserviamo nell'universo, in maniera abbastanza chiara, è che la massa di tutte la massa visibile, come dire, la massa della luce che riusciamo a vedere, la massa proveniente dalle stelle, da tutti gli oggetti noti, non è sufficiente a spiegare la gravità delle galassie e così via. Quindi c'è una massa che non vediamo. Vediamo gli effetti gravitazionali di questa massa, ma non vediamo la massa. E beh, è per questo che si chiama oscura. Oscura perché non si vede, sostanzialmente non emette luce. D'accordo? Quello che sappiamo è che questa è una qualche forma di massa. Adesso, la teoria più accreditata, fino ad oggi, più accreditata nel senso che è quella alla quale credono sostanzialmente tutti i fisici teorici, è che ci deve essere qualche nuovo tipo di particella stabile, quindi una nuova particella stabile nel senso che non scompare, quindi che è rimasta dall'inizio del Big Bang fino ad oggi e permea tutto. Cioè ci sono esperimenti che cercano queste particelle sotto al Gran Sasso, ad esempio ci sono gli esperimenti nei laboratori di Gran Sasso degli NFN, ci sono esperimenti che cercano esattamente queste particelle di materia scura che attraversano la Terra e che potrebbero andare a sbattere, diciamo, contro i nostri rivelatori sotto il Gran Sasso, e noi osserviamo il rinculo degli atomi all'interno di questi rivelatori per rivelare l'esistenza di questa materia scura, però non ha a che fare con l'antimateria. Diciamo, la scomparsa dell'antimateria è un altro problema. La scomparsa dell'antimateria sostanzialmente è un problema che deve esistere una ragione dinamica per cui, partendo all'inizio del Big Bang con un campione identico di materia e antimateria, nei decadimenti della materia e dell'antimateria instabile, le particelle sono decadute più in particelle di materia che in particelle di antimateria, quindi si è creato un piccolo squilibrio e noi lo possiamo contare questo squilibrio. Oggi noi sappiamo che è circa una parte su un miliardo, cioè o meglio diciamo quasi un miliardo di particelle e antiparticelle si sono annichilate tra di loro all'inizio della storia del Big Bang, è sopravvissuta solo una particella di materia su un miliardo ed è questa particella, questa frazione, diciamo, uno su un miliardo, che noi non siamo ovviamente composti da una sola particella, ma questa frazione di uno su un miliardo è ciò che compone oggi i nostri corpi, che compone la nostra materia. Noi possiamo contare, te lo dico molto brevemente, noi possiamo contare il numero di fotoni che ci sono nell'universo, li possiamo contare perché li vediamo,
e questi fotoni sono proporzionali a quante annichilazioni tra particelle di materia e antimateria ci sono. E poi dividiamo questo numero per il numero invece di protoni che vediamo, e questo numero, questo rapporto sostanzialmente ci dice quanta antimateria è scomparsa nell'universo iniziale, e la misura la facciamo con estrema precisione, meno del percento, insomma, quindi sappiamo bene, non sappiamo qual è stato il meccanismo che ha creato questo squilibrio, questo ancora non lo sappiamo. Ultima domanda qui, ragazzo. Penso che in futuro sarà possibile creare degli atomi esotici che contengano particelle XICC. Gli atomi esotici sono, diciamo, gli atomi esotici sono già stati creati, non con l'XICC ma con altre particelle, ad esempio con le particelle lambda. Cioè, sostanzialmente quello che si fa è che si innesta all'interno di un nucleo un quark, ad esempio strange, che va a sostituire, che ne so, un quark down, d'accordo? E si crea un nucleo esotico. Quindi sì, è stato fatto. La questione è poi che comunque questi nuclei sono instabili e quindi scompaiono, dopo un po' di tempo decadono, okay? E ritornano dei nuclei non esotici, però questo è già stato fatto. Volevo chiedere anche un'altra cosa, se in qualche modo la scoperta di questa particella abbia contribuito a progredire sulla risoluzione del problema dell'Istituto Clay sulla teoria di Young-Mills. La teoria, scusami, di? Young-Mills. Beh, vabbè, la teoria di Young-Mills non è che a progredire, diciamo, la teoria di Young-Mills viene dagli anni 60 ed è alla base di tutto il modello standard, il meccanismo che loro hanno sviluppato è alla base del modello standard delle particelle elementari, diciamo. Quindi non è che Young e Mills sono, diciamo, sono quelli che hanno sviluppato una teoria che ha portato poi allo sviluppo complessivo del modello standard. Insomma, non è che ci sia qualche cosa in particolare che riguarda loro. Bene, direi che possiamo chiudere qui. Ringrazio ancora il professor Bagnoni. L'applauso. Speriamo di riaverlo anche l'anno prossimo a questo punto. Compatibilmente con i suoi impegni. Magari parliamo di qualcos'altro. Ah, beh, certo.